piccola premessa. Questo video è solo la prima parte di tre video a tema Londra. Quindi ecco, se vi va, iscrivetevi al canale. Ma buongiorno, buonasera, buon tutto, buona vita! Scusatemi, sono letteralmente distrutta. Non so. Come vi ho detto, siamo a Londra. Sono troppo contenta. Se mi conoscete anche solo un minimo, sapete che Londra è tipo la mia città del cuore. La amo tantissimo, non so, mi sento estremamente a mio agio in questa città. E vorrei letteralmente trasferirmici ad un certo punto della mia vita. Quindi adesso sto manifestando. Buongiorno, questa città sarà mia. Vabbè. Speriamo. Comunque, sono appena arrivata in hotel. Questo che ho fatto è stato uno dei viaggi più stancanti di sempre. Sono partita veramente presto stamattina, il volo era alle 6 o un quarto tipo. E mi è già successo di prendere un volo così presto, soltanto che questo non so perché l'ho accusato particolarmente. E quindi sono abbastanza distrutta, letteralmente. Ovviamente perché l'ho preso così presto il volo. Era un'offerta e c'era questo volo che costava veramente pochissimo. E quindi ho detto, fanculo, si vive una volta sola. Lo prendo. E quindi eccomi qua, qualche settimana dopo la mia decisione impulsiva, in una letteralmente camera di college. Era l'hotel che costava di meno. Che ho appena scoperto essere non munita di bagno. Ecco perché costava poco. Su Booking c'erano le foto di questo coso maledetto. E a me sembrava un bagno, cioè davo per scontato che fosse un bagno, ok? E ho visto questa foto e ho detto c'è il bagno. Invece no. E vi dico di più. Quando prenotate le cose su Booking, controllate perché potrebbero esserci i bagni in comune. Sorpresa! Comunque, qua dentro si muore di caldo, mentre fuori c'è vento e fa freschetto. Io già ho un principio di tosse. In realtà non è un principio, è tipo lo strascico che mi sto portando qualche giorno, perché sono stata raffreddata in questi giorni. E quindi io penso che mi ritornerà la tosse, il raffreddore e tutto quanto. Perché questa è la situazione. Fuori fa freddo e dentro mettono la temperatura del sole. Comunque, in realtà, oltre all'offerta speciale che ho trovato, vabbè, del volo, qui a Londra, non so se lo sapete, se ve l'avevo detto. Sì, ve l'avevo detto. Qui a Londra c'è mia cugina con suo marito e il suo nuovo figlioletto. Mia cugina ha partorito circa 15 giorni fa e mi sembrava la cosa perfetta. Ho detto, wow, offerta aereo, mia cugina ha appena partorito, ma è così, cioè devo per forza andare. Quindi eccomi qui, in Inghilterra. Da sola farei un viaggio totalmente a caso. Posso dirvi la verità, e io sono onesta, io sono contenta di farmi viaggi da sola. Sono proprio il mio guilty pleasure più grande in assoluto. Zero rotture di scatole, mi organizzo tutto come mi pare, mi vedo il cacchio che mi pare, se mi va di vedere qualcosa me lo vedo, se no sto tutto il giorno a non fare un cacchio, cosa che di solito non faccio quando vado fuori perché è uno spreco, però in linea di massima ho quella libertà lì se voglio. E niente, quindi sono la persona più felice del mondo in questo momento. Si muore di caldo qua dentro. Allora, quali sono i piani di adesso? Io in realtà muoio dalla voglia di farmi una doccia. Perché, quando vado in aereo mi faccio schifo. Arrivo, atterro, che dico, mi sento tutta appiccicosa, mi sento sporca. Quindi dovrò farmi la doccia nei bagni in comune. Odio questa cosa. Cioè lo faccio, però mi fa schifo, mi fa. Ora come ora io vorrei trovare un supermercato e comprarmi delle cose per farmi la doccia. In realtà io non so se troverò tipo delle ciabatte, perché le ciabatte io non ce l'ho. Come faccio senza ciabatte? Che schifo. Comunque tutto sommato questa stanza è carina, mi piace. Minuscola, ma non male. Va bene. A questo punto io mi sa che mi preparo e vado a cercare le cose che mi servono. Non ho neanche idea di dove sia il supermercato. Tesco, non so se lo conoscete, ma è tipo una grossissima catena di supermercati qua in Inghilterra. E dovete sapere che io ho un fetish per i supermercati stranieri. È tipo una cosa che mi piace un botto vedere. Sapete tutte le cose diverse, che cosa c'è di interessante. La maggior parte delle volte niente.
mi fa tutto schifo. Però è interessante anche vedere le cose che fanno schifo, capito? Roba tipo questa, no? Che sono tipo degli stick di mozzarella. Tu li sfilacci e te li mangi sfilacciandoli. Una schifezza. Tipo questi maccheroni, gnam. Questi invece sono divertenti. Sono tipo degli snack hummus e carote già tagliate. Questo è figo. Uno snack healthy. Non mi dispiace. Comunque ci sono un sacco di schifezze che vorrei provare, però magari quello è un altro video. Ci sono degli shampoo, ma non sono un granché, quindi mi sa che passerò al prossimo supermercato. Allora, vi dico la verità. Dopo Tesco sono andata da Boots, che è questa sorta di farmacia. Ho comprato un po' di cose, ma era pieno di ragazzini, quindi mi sentivo un po' giudicata. E allora... eccoci qua. Unboxing! Dunque, ho preso veramente due cose e per prendere queste due cose ho speso tipo 20 pound. Infatti mi viene da piangere. Bella Londra, eh? Ma sicuramente costosa. Come prima cosa ho preso lo shampoo più grosso che io abbia mai visto in vita mia. Allora, un po' mi dispiace aver preso questo gigante perché verrà sprecato. No, in realtà no, posso darlo a mia cugina. Non verrà sprecato. Scherzavo, ho trovato adesso la soluzione, tutto a posto. Poi, deodorante, perché se no puzzo dopo tipo due minuti. E l'ho preso da uomo. Io spesso prendo il deodorante da uomo perché alla fine è quello che costa di meno. Non c'è, e il fatto che ci siano dei fiorellini onestamente non me ne frega niente. Ho preso anche delle salviette intime per il culo, essenzialmente. Allora, io purtroppo anche il fatto che non ci siano i bidet in questi posti mi dà un po' fastidio. Quindi per questioni pratiche ho deciso di prendere queste. E poi posso dire, sono sempre utili, possono servire, quindi perfetto. Molto contenta di questo acquisto. E poi, come ultima cosa, ho preso una cosa che non c'entra niente. Ho comprato questo correttore della Maybelline. Mi era finito un botto di tempo fa e non so perché l'ho ripreso. Il fatto è che mi sta finendo il fondotinta e mi serviva una cosa del genere. Quindi speriamo che sia del colore giusto, non me lo ricordo. Vabbè, questo è il bottino ed è venuto tipo 20 pound. Vabbè, è arrivato il momento di farsi la doccia. Sapete un'altra cosa divertente? Ovviamente qui non c'è neanche il phon. Io non so come asciugarmi i capelli. Sta andando tutto male. No, non è vero, non sta andando tutto male. Però potrebbe andare meglio. Potrebbe andare meglio sicuramente. Ma questo sempre. Giusto per farvi capire, adesso vi faccio un sopralluogo del bagno. Da qui si entra. C'è questo brusio assurdo. Perché, come vi ho detto, questo è tipo un college. Letteralmente un college. Quindi il bagno si affaccia a quest'area dove praticamente la gente evidentemente esce e studia. Boh, beve qualcosa? Non ho idea. Ma passando al bagno. Questo è il water. In realtà è tutto abbastanza molto... È abbastanza pulito. Non mi lamento. Ovviamente non c'è il bidet perché il bidet purtroppo... ce l'abbiamo soltanto noi, ce l'abbiamo proprio soltanto noi, non c'è un cazzo da fare. E ce ne sono due di bagno. Poi ci sono una e due docce. Tu praticamente entri, hai il coso per appendere le tue cose, spazio X, ti puoi chiudere dentro. Mi sembra abbastanza ovvia come cosa. E poi c'è la doccia. Però non è neanche troppo male, io la vedo estremamente pulita per essere una doccia, sapete, di un bagno comune. Profuma. Pure il doccino mi sembra abbastanza nuovo, non c'è calcare sopra. Pure la maniglia. Non è male, non è male. Considerate che ho la tosse, qui in Inghilterra fa relativamente freddo. E come penso di farmi la doccia senza phon? Non lo so. Stasera io vado a cena da mia cugina, quindi ho due opzioni. Prendo coraggio, mi faccio la doccia e mi asciugo i capelli con quello che posso. E spero di non ammalarmi ancora di più. O faccio la scroccona e chiedo di farmi una doccia da mia cugina. Cioè, mi dispiace beccarci dopo tanto tempo e dire ciao Angie, che bello il figlio nuovo. Posso farmi una doccia da te? Era palese, sarebbe successo. Mamma, fammi un saluto. Si vede la pancia. È bella. Oh.